Il pensiero in anni ha un primato, in qualche modo assoluto, perché si parla di 21 anni passati e il prossimo, questo che corre, il 22esimo anno di attività. Quindi direi che la prima iniziativa di grande valore culturale di riproporre i capolavori del cinema restaurato. E sono talmente tanti quelli che sono passati su quel grande schermo. Certamente è uno dei più grandi schermi d'Italia, in quel meraviglioso parco a Nanni Scalo, dove via via gli amanti di questa iniziativa, sempre di più, sempre più numerosi, addirittura delle volte seduti sull'erba perché non c'è più posto, o in piedi, stanno seguendo le avventure. Qualcheduno le hanno, qualche volta cadono come dei film, già visti naturalmente, in televisione, passati qualche volta, non tutti, perché in verità molti film sono condannati a essere programmati in televisione alle 2 di notte, alle 3 del mattino, perché sono troppo intelligenti, o troppo colti, o troppo intriganti, o troppo provocatori, o troppo politici, tra virgolette, e quindi li sotterrano. C'è un'avventura in quelle proiezioni notturne che non sono tagliati da 10 piani di morbidezza, intendo dire che non c'è pubblicità e quindi il film scorre meglio. L'ho amato molto quel film perché ci sono due attori, una regia straordinaria, direttore della fotografia, poi ha lavorato con me, Pasqualino De Santis, abbiamo fatto insieme Marco Polo, lo scenografo, anche con me, anche lui Riccieri, e poi il mio amico Ettore. Mio caro amico Ettore, e poi due attori straordinari, la Loren e Mastroianni. Quello che mi ha colpito in quel film, per questo ne parlo con emozione, arriva Hitler a Roma. Siamo negli anni del fascismo puro. L'edificio, l'enorme edificio, che poi sono andato anche a vederlo dalla curiosità. Ho fatto un sopralluogo postumo, era in viale 21 aprile, un grande cortile enorme. Il palazzo si svuota perché vanno tutti alla manifestazione per l'arrivo di Hitler, quel criminale. Ebbene, rimane lì praticamente la Loren e il Mastroianni, direi. E tra i due nasce una curiosità, quasi un feeling, però lui annuncia e denuncia la sua omosessualità. Tanto che quello stesso giorno, il giorno che Hitler a Roma, venga ad arrestare l'omosessuale e lo portano via. È stata inventata un'altra cosa, il cinema dei ragazzi. Mentre c'è il grande schermo, per i grandi film c'è anche un bello schermo, bello grande rispetto al televisore, ma grande, dove i bambini possono vedere, sono parcheggiati lì, buonissimi, e vedono dei cartoni animati. Anche loro vedono dei cartoni animati già visti, ma li rivedono perché fanno così con la testa. Io sono stato più volte a vederli a bocca aperta, girano la testa così a vedere. Come se vedessero quel lupo spuntare per la prima volta, invece non è la prima volta, è la prima volta che lo vedevano. Allora anche questa è stata un'iniziativa bellissima, così come accogliente il ristorante, come sono accoglienti i padroni di casa. Sostenere questa iniziativa, primo, ricordare che intorno a quella zona non è che ci sono molte altre iniziative. È leader in questo senso, Narni. Ricordare quello che è stato, quanto tempo, da 22 anni adesso, sta maturando di attività e di grande partecipazione, che è un contributo che fanno in una zona che è vasta. E quindi può richiamare, anche perché alcune iniziative che c'erano a Terni non stanno decollando, anzi stanno decadendo, purtroppo,
quindi alla fine è molto importante tenere vivo questo faro di cultura, perché è importante come è nato da un'iniziativa del cuore, del desiderio di dare voglia di conoscere, di conoscenza. E la gente è felice. Per farla felice però bisogna organizzare, per organizzare bisogna spendere. E se il denaro per la corruzione è tanto, per la cultura è poco, bisogna fare in modo, forse, se diventa una fondazione. I contributi potrebbero essere anche di sponsor che con dignità e con fierezza riescono a sostenere una cosa che è importante.